Vorrei dare uno scenario che non so quanti di voi hanno avuto la fortuna di vedere, ma se voi entrate nel porto via mare, e appena passate il cotone, davanti a voi si vede Genova, un arco, no? E i due edifici più importanti che ci sono la stazione marittima e l'Enebic. Quindi l'Enebic è veramente il biglietto d'ingresso nella città di Genova quando si viene per mare, ed è ovviamente una costruzione estremamente importante per il porto. Io sono molto contento che come il modello Genova vuol dire lavorare tutti assieme, le amministrazioni sono tutte da fare, perché come sapete su questo progetto hanno lavorato tantissime amministrazioni, incluso l'università, perché magari non so quanti l'hanno detto, ma l'università ha fatto il primo studio progettuale assieme alla sovrintendenza e assieme agli uffici tecnici del comune, per cui siamo molto orgogliosi che si possa partire veramente e andare avanti. Faremo tutto il possibile perché non ci siano intoppi e soprattutto perché chi deve lavorare qui non si debba occupare di problemi burocratici, questo è veramente l'obiettivo. Inoltre dico che, come sapete, il progetto dell'Enebic è tra quelli compresi dentro la struttura commissariale, quindi ci sarà anche un aiuto dalla struttura commissariale per quanto riguarda l'Enebic. Beh, tanto direi che è emozionante anche solo entrarci, perché in 6 anni di presidente non avevo mai messo piede all'interno di questa costruzione, che pure è una delle costruzioni più visibili e presenti del waterfront di Genova. È forse l'ultimo grande intervento per il recupero totale della nostra area portuale ai bisogni della città, dopo il waterfront di Levante, anche il recupero di questo edificio completa la risistemazione urbanistica di quest'area di città, ospiterà vari servizi che sono utilissimi alla crescita di Genova. Il fatto che parta oggi alla ripresa del paese, in un momento di grande effervescenza per tutta Italia, è segno della vitalità del nostro capoluogo e della vitalità della nostra regione, quindi siamo molto soddisfatti di tutto questo. Ovviamente adesso si aprirà il cantiere e partiranno i lavori, che in sé vuol dire occupazione, vuol dire crescita e poi un luogo magnifico, perché tale è, bellissimo da vedersi, che sarà anche un centro vitale della nostra città e anche un aumento della capacità portuale, ospitando un pezzo della nostra nuova stazione crocieristica.